Giornata numero 30 in Serie D, girone F con un solo scontro tra squadre abruzzesi, quello di Nereto, tra i già retrocessi Vibratiani e il Castelnuovo, a cui serve un successo per continuare a sperare nella salvezza diretta, distante adesso un punto. Agli uomini di Guido Di Fabio potrebbero dare una mano anche gli scontri diretti sugli altri campi, perché il Fano va in casa della capolista recanatese, mentre il Vasto Girardi va al Trastevere Stadium contro la terza della classe. Il Monte Giorgio ospita in casa il Matese, coi campani che sono, allo stadio attuale, il target da mettere nel mirino, visto che sono appena fuori la zona playout. Neroverdi che saranno senza Emilia e Alfieri, squalificati, e senza Foglia, ma con Prestiani invece possibile recuperato last minute. Il Nereto dalla parte opposta ha almeno l'obbligo di chiudere nel miglior modo possibile un'annata decisamente storta. Scontro diretto in salsa playoff invece quello del Riviera delle Palme tra la San Benedettese e il Notaresco. L'11 di Massimo Epifani deve cancellare la sconfitta condita da una brutta prestazione con il Tolentino prima delle festività di Pasqua. La Samb è dietro di un punto dopo il recupero vittorioso con il Vasto Girardi. Nei marchigiani Lorenzoni out, difesa confermata, mentre ballottaggio a centrocampo, dubbio tra Buono e Angiulli, mentre davanti Cardella giocherà in coppia con Fall solo con l'inserimento di un under come Amoruso. A proposito di alta classifica e playoff, l'impegno del Chieti è di quelli davvero complicati, perché la trasferta sarà in casa di un Tolentino che sta volando sulle ali dell'entusiasmo. Ma Mosconi avrà più o meno gli stessi problemi di formazione di giovedì scorso. Anzi, in attacco gli mancherà anche Zammarchi, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Un altro attaccante, Cicconetti, è fermo per un principio di pubalgia, per questo al tecnico sul fronte offensivo non resta che Padovani, ma riavrà Bonacchi, Salvatelli e Miccoli. Per il Chieti però la possibilità di sfruttare l'incrocio di San Benedetto per fermare i cremisi e lanciarsi alla conquista di un posto playoff. Quello che vorrebbe anche il Pineto, che dopo lo scialbo 0-0 di mercoledì con il Porto d'Ascoli ospita un'altra marchigiana come il Castelfidardo, che invece ha bisogno come il pane di punti per evitare i playout. Pineto che sarà sottoposto a un vero e proprio tour de force, se è vero come è vero che mercoledì avrà l'altro recupero con il Vasto Girardi, che metterà i biancazzurri nella condizione di aver disputato lo stesso numero di gare delle altre pretendenti. Il vero problema però è nelle gare in casa. Nel girone di ritorno il successo è arrivato solamente con l'Aurora Alto Casertano e non può bastare per aspirare a giocarsi le opportunità playoff. È evidente che tra le mura amiche il trend va cambiato, anche se, come ha affermato mercoledì a Maule, è un momento di appannamento generale della squadra. Anche perché poi, dopo Castelfidardo e Vasto Girardi, il Pineto avrà lo scontro diretto per eccellenza al Savini di Notaresco domenica 8 maggio. L'impegno meno complesso è quello della Vastese, che seppur in trasferta va sul campo dell'Aurora Alto Casertano. Gli aragonesi hanno pareggiato molto nel ritorno, 7 volte su 12, ma è stata comunque una continuità che li ha portati a giocarsi il piazzamento post-season. Tutte le gare in programma alle ore 15, poi spazio ai recuperi che hanno portato al rinvio dei turni del 27 aprile e del 1 maggio.